Benvenuti, io sono il Cencio e oggi volevo farvi vedere un nuovo video che farà parte di una nuova serie che ho intenzione di cominciare per il canale, che tratterà le news del PBE, della beta di LOL, diciamo, dove si testano tutte le varie news che vengono introdotte nel gioco e fatte provare in anteprima per risolvere i vari bug. Oggi abbiamo come novità il rework di Nidalee, dei nuovissimi oggetti per AD Carry e anche qualcuno per support, se non sbaglio è già stato aggiunto e non solo annunciato, e le nuove skin dedicate al campionato del mondo di calcio. Ora, le skin, se le farò vedere, le farò vedere in un video successivo, perché cambia solamente, come dire, l'aspetto grafico del personaggio, le skill non sono affette, mi sembra solo quelle di Maokai e neanche tutte. Quindi non lo so, vediamo un po', in tal caso le carico in un video dopo. Qui andremo ad analizzare un nuovo item, il rework di Nidalee, e visto che se ne parla tanto, soprattutto in alcuni gruppi della community italiana di LOL, riguardo al rework di Nidalee, della sua capacità futura di poter giunglare. E come potete vedere qua dal ping, nel PBE purtroppo i server sono a Los Angeles, ho 230 millisecondi di ping, con Nidalee non sono mai stato bravo, per cui non farò un game intero con Nidalee, ma farò vedere il clear time in giungla, così intanto ci facciamo un'idea di quanto ci mette e con quanta vita esce dal primo giro di giungla, per vedere se veramente potrebbe essere viabile o no. Io comunque vada, non esprimerò giudizi, lascerò a voi l'ardua sentenza. Adesso vi lascio qualche secondo con il menu, così se volete saltare qualche pezzo del video potete andare subito alla parte che più vi interessa e noi ci becchiamo dopo. Rieccoci qua con il rework di Nidalee e io vorrei partire subito dal guardare le nuove icone che sono state fatte per le varie skill, che sono veramente bellissime. E vediamo che l'icona della ulti è dinamica, cambia di colore in base alla forma che si passa, adesso è verde, adesso è gialla. La novità più importante, secondo me, di questo rework di Nidalee è proprio la sua ultimate, che veniva prima sbloccata al 6, che ci permette di passare da forma umana a forma giaguaro. Adesso è come l'Eyes, si sblocca, è già sbloccata a livello 1. E quando arriveremo a livello 6, che come vedete io ci sono già arrivato qua per comodità, ci permette di aumentare i danni base delle skill in forma giaguaro e anche alcuni cooldown, se non mi sbaglio. Guardate, ecco, anche le icone della forma giaguaro, perché anche queste sono veramente belle. Ma vediamo un po' a analizzare le differenze. Allora, adesso la passiva di Nidalee è stata diminuito in generale la velocità di movimento quando si entrano nei cespugli, ma è stata aumentata rispetto a prima se si rincorre, se ci stiamo muovendo verso un nemico marchiato dalla passiva. Come si marchiano i nemici? Si marchiano con una lancia, con la Q di Nidalee, e con le trappoline, con la W di Nidalee. I nemici colpiti da queste due skill vengono marchiati e Nidalee inizierà a cacciarli, rendendoli visibili come erano prima, quindi potremo vederli. Guardate inoltre nella minimappa il raggio che ha. Tutti i nemici marchiati entro quel raggio, se noi ci muoviamo verso la loro direzione, Nidalee aumenta di velocità dentro i cespugli. È un raggio veramente grosso, veramente comodo la cosa. Però, quando non sono marchiati, la velocità è minore a prima, perché prima era il 15%, se non mi ricordo male, adesso è il 10%. La Q è praticamente identica a prima, però come possiamo vedere gli hanno diminuito lo spessore, non la lunghezza come si pensava all'inizio della skill, ma lo spessore, è un po' più difficile colpire. Però per bilanciare hanno il massimo danno che fa la lancia, lo fa a una distanza più ridotta, più o meno qua, se non mi ricordo male, non fino in fondo. È stato abbassato anche il ratio AP, diciamo scala meno con l'AP, fa meno male. Questo perché, insomma, adesso è più... sono più utili nel globale le skill di Nidalee, non è più lancia dipendente. La W più o meno è rimasta invariata, se non che applica la passiva.
E non diminuisce più la Magic Resist, vedo. Sì, non diminuisce più. E fa danno 20, fa danno in base alla vita corrente. Quindi, buono. In 4 secondi, buono, buono, buono. La E è rimasta invariata, ma hanno diminuito l'attack speed, il tempo in cui si ha il bonus di attack speed dopo la cura. La ulti, come dicevo, adesso si prende a livello 1, entriamo in ulti. La Q fa sempre un danno mostruoso, non c'è storia, non è cambiato poi molto. La W, ecco qua una delle novità che mi è piaciuta di più. Prima, quando si saltava in W, in forma Jaguaro, Nidalee saltava nella direzione in cui stavamo correndo. Adesso non è più così. Ma, come vedete, io mi muovo in questa direzione, metto il mouse dietro e lei salta indietro, per poi riandare avanti. E questa è una gran cosa che molti giocatori apprezzeranno. Lo stesso vale per lei, cioè l'artigliata. Guardate qua che raggio. Anche questo prima veniva fatto di fronte a Nidalee, dove si stava muovendo. Adesso invece, anche se ci muoviamo di qua e io la faccio indietro, vedete che la fa subito indietro. Scusate, ora io ho lo smart cast. Ma queste sono più o meno le novità principali di Nidalee. Non mi sento assolutamente di dire è stata buffata, è stata nerfata, il rework adesso è più forte, adesso è più debole. Io non ho le competenze per poter dire questo e lascio che i giocatori molto più esperti di me lo dicano e vi facciano sapere le loro opinioni sulla nuova Nidalee in qualsiasi ruolo che volete. Io vi ho solamente fatto vedere com'è adesso la nuova Nidalee e secondo me è figa. Detto questo, come dicevo, alla fine vi faccio un piccolo bonus per vedere il clear time in giungla di Nidalee. E per ora mi fermo qua e possiamo passare ai nuovi item da support e da AD carry. Allora, eccoci qua arrivati alla parte dedicata agli item da AD carry, il nuovo item da support, che per il momento è uno solo. E apriamo lo shop così vi posso far vedere subito i principali cambiamenti che più o meno li possiamo ritrovare in quasi tutti gli oggetti da AD, Attack Speed e Lifesteal. Cioè, in generale il Lifesteal è stato abbassato quasi su tutti gli item, non su tutti. L'AD è stato aumentato su quasi tutti gli item da AD. E questo è anche l'Attack Speed, è stato aumentato su quasi tutti gli item. Ovviamente sono aumentati anche i costi di molti di questi oggetti, come la BT, la Blood Thirster e anche qualcos'altro di importante avevo aumentato di costo, ma non mi ricordo, lasciamo perdere. La Doran, cambiamento molto importante secondo me, ha di nuovo il suo lifesteal iniziale, ha il 3% di lifesteal, però adesso ha 7 di AD, 70 health, 70 di HP. È un cambiamento molto, molto interessante secondo me. Possiamo vedere, andando a curiosare nello shop, per esempio, l'Hydra non dovrebbe aver subito cambiamenti. La BT ha subito proprio uno stravolgimento che vi parlerò tra poco. Ecco, per esempio, la Mercurial adesso ci fornisce 80 di attack damage, sempre sui 45 di Magic Resist, ma adesso come attiva, oltre a rimuovere i debuff, garantisce al proprio campione il 50% di movement speed per un secondo. Quindi dà un escape aggiuntivo a tutti gli AD carry che di escape non ne hanno. Quanto questo poi sia efficace in gioco lo valuterete voi. Altri cambiamenti importanti. Adesso il Vampiric Scepter ci dà l'8% di lifesteal. Così anche il Bilgewater ci dà l'8%. E questi cambiamenti probabilmente li sentiremo. Però diciamo che tutto il resto che ci dà AD e Attack Speed è stato aumentato. Dicevo, una delle novità più interessanti è appunto la Blood Thirster. Come possiamo vedere adesso la Blood Thirster ci dà 80 di Attack Damage e 15% di Lifesteal. Però non ha più la sua vecchia passiva, ovvero che ogni minion che uccidevamo ci dava un'aggiunta all'AD e al Lifesteal. Adesso non è più così, l'AD e il Lifesteal rimane fisso così com'è, ma come nuova passiva ha che il lifesteal, la vita che prendiamo con gli auto-attack lifestealando, può eccedere il limite massimo della nostra vita. E questo limite massimo si trasforma in uno scudo che ci para dai colpi. Questo scudo rimane per 15 secondi dopo che abbiamo dato l'ultimo auto-attack o abbiamo ricevuto l'ultimo colpo. Quindi, se rimaniamo fermi senza fare niente, lo scudo piano piano comincia a consumarsi, non rimane sempre attivo.
L'altro item da AD carry veramente importante è l'item nuovo che adesso cercherò, che è l'Essence River, che gli è stata cambiata di fresco fresco l'icona. Prima era semplicemente una Blood Thirster blu, infatti la chiamavano la Blue Thirster scherzosamente nel forum del PBE. E adesso vado a comprare questo nuovo item, faccio una passeggiatina così non mi chicca. Questo nuovo item, che si chiama Essence River, ci dà 50 di AD, il 10% di lifesteal e il 10% di cooldown reduction. Inoltre, la cosa più importante di questo item è la sua passiva. Cioè, prendiamo dal 2% all'8% di mana su ogni auto-attack che facciamo. Questo effetto, cioè dal 2% all'8%, varia in base a quanto mana ci manca. Cioè, quando avremo pochissimo mana, ogni auto-attack ci darà l'8% di mana in base al danno, cioè l'8% del danno. Se avremo tantissimo mana arriveremo al 2%. Adesso ve lo faccio vedere con questi minion che mi stanno entrando in base mentre io parlo con voi. Così possiamo vedere. Spammo un po' di missili. Ecco lo scudo della Blood Thirster che compare. Ha già l'effettino grafico che è davvero bello. Buttare giù un po'. Così intanto consumiamo anche un po' di mana. Guardate, guardate il mana come si riprende. Guardate, con i missili di Jinx che fanno danno ad aria praticamente quasi non perdiamo mana. Questo item secondo me diventerà un must su gente come Jinx, Lucian, Corki, su AD carry come loro che consumano molto mana, diventerà un must. Forse anche Ezreal, non lo so, non sono qua per giudicare, io vi faccio vedere e basta. Ecco qua, adesso andiamo in giungla, io spammo tutto. Così tanto per consumare più mana. Anche un flash ci sta. Dai, dai, dai. Consumiamo ancora più mana così si vede meglio. Non voglio colpire nessuno perché me lo ricarica automaticamente. Ecco, adesso è abbastanza basso. Proviamo con il blu. Guardate la barra del mana. Metto la minigun così. Ricarica il mana a una velocità tremenda. E lo scudo della BT, ve lo faccio vedere da vicino. Boh, non lo so, a me piace un sacco, è veramente bello questo scudo. Diciamo che questi sono i cambiamenti principali per gli item da AD carry. Non vi ho fatto vedere quelli sull'attack speed perché alla fine non c'è molto da vedere. Vi basta sapere che più o meno quasi tutti gli item, tranne la Blade of Ruined King e poco altro, il Runan, Hurricane, questi item qua, tranne loro, tutti gli altri oggetti da attack speed, gli è stata aumentata l'attack speed. E è aumentato anche il costo anche di quelli però, come dicevo. Adesso vi voglio far vedere l'item da support, che prendetelo con le pinze perché secondo me verrà reworkato. Io ho fatto un paio di partite qua nel PBE ed è un must. Ma questo minion... Muori Cristo. È un must, praticamente tutti i support lo usano ed è veramente tostissimo questo nuovo item. E sta qua, vediamo. Eccolo qua, l'Ardent Sensor. Ci dà 30 ability power, all'inizio ne dava 50, pensate voi, nell'ultima patch l'hanno un po' diminuito. Ci dà 30 ability power, più 10 di mana regen in 5 secondi, il 10% di cooldown reduction, e in più ci dà l'8% di movement speed, e la passiva più bella che io abbia mai visto in un item da support, ovvero ogni qualvolta noi curiamo o scudiamo, mettiamo uno scudo, a un altro nostro compagno, il nostro compagno guadagna il 25% di attack speed per 6 secondi. Immaginatevi questa roba in una Sona, che spamma la W. Immaginatevi questa roba con lo scudo di Janna, che già di per sé da AD, con questo dà anche l'attack speed. È un item da support spettacolare. Ho paura che verrà nerfato un altro po', perché la sua popolarità è saltata proprio alle stelle, lo usano tutti, è veramente, veramente buono al momento. Quindi prima che arriverà nel client live, calerà ancora. Non c'è niente altro di particolarmente interessante che volevo far vedere. Sono stati fatti dei cambiamenti minori ad altri item, anche a P, ma dato che non sono particolarmente sconvolgenti, li lascio così come sono. Non ve li faccio vedere perché probabilmente verranno modificati, quindi sarebbe inutile farvi vedere piccolezze che prima che arrivino in live verranno modificate. Le cose più importanti ve le ho fatte vedere. Adesso possiamo passare alla prossima fase, prima che i minion vincano. Anzi, facciamoli vincere. E GG.
Minion OP. Eccoci arrivati adesso alla bonus part, chiamiamola così, alla verifica, alla prova del jungle clear time di Nidalee. Lo sto facendo non tanto per trollare, ma come dicevo nell'intro, se avete visto, perché in diverse community italiane, soprattutto in una in cui partecipo, si parla molto di ciò che potrebbe essere la nuova Nidalee jungler dopo il rework. C'è chi dice che sarà un counter jungler eccezionale, chi dice che sarà una schifezza, insomma, ci sono opinioni discordanti. Io non voglio dire, con questo pezzettino di video, non voglio dimostrare né se sarà viabile, né se no, come dicevo, non ho le competenze necessarie per fare questo, lo lascio fare a chi più se lo merita di me, chi è più in grado. Io vi faccio vedere solamente il clear time di Nidalee, così vi fate un'idea del suo primo giro di giungla, quanto tempo ci mette e con quanta vita finisce. Sto usando le Masteries 21.9.0 e le rune ho scelto di usare le classiche da mid laner, da AP carry, perché non volevo creare un set particolare che magari qualcuno non può usare o non usa. Volevo far vedere in generale com'è. Vediamo che già il blu ci fa male. L'armor c'è. Blu l'abbiamo fatta fatica. Riprendiamoci un attimo. Diciamo che se abbiamo contro uno Shaco o un Lee Sin, è bene non prendere Nidalee jungler, perché rimane veramente con poca vita. Sto proprio spammando tutto, sto usando di tutto. Passiamo ai golem. Ovviamente il jungle clear farò un giro completo. Poi a questo punto o si ganka la bot o si sale su e ci si facciamoci bright, ma il white lo lascerei perdere e vediamo che siamo arrivati a 4 e 12. Siamo sempre stati vita bassa, ho finito tutte le pozioni. Non è un buon tempo, anche se neanche schifoso quanto pensavo io all'inizio sinceramente. Però non è granché. Più che altro la cosa peggiore è che veramente siamo sempre low health, cioè veramente troppa vita. E le rune armor ci sono e ho messo 21.9.0 e non 21.09 appositamente per questo motivo. Quindi a voi il giudizio, il clear time l'avete visto, divertitevici insomma se volete. Quindi completata questa parte bonus io recollo e vi saluto e vi dico che questa sarà una serie. Ogni volta ci saranno novità interessanti nel PBE cercherò di farci un video sopra e farvele vedere senza giudicare, senza dare giudizi, cioè semplicemente mostrarvi ciò che la Riot sta facendo in anteprima e in italiano, perché ho visto che non ci sono tanti video italiani riguardo le novità nel PBE, anzi devo dire quasi nessuno, quindi prendetela come le pinze. Saranno video tranquilli, rilassati, divertenti, senza fare troppo i seriosi, soprattutto senza fare i pro, visto che non lo siamo. Quindi, alla prossima, io non vedo l'ora che mettano il visual upgrade alla mappa, che
che non vedo l'ora di farvi vedere qua su PBE, ma ancora non l'hanno messo, la cosa si fa lunga. Per cui presumo che il prossimo video sarà o sulle nuove skin dei mondiali, adesso vedo un po' se ne vale la pena farlo oppure no, oppure direttamente sulla prossima novità, che spero tanto che sarà la mappa. Quindi a presto con le prossime news dal PBE.